Sto registrando questo video per fare i complimenti a tutti coloro che hanno cominciato a mettere in pratica le strategie che vi sto proponendo in queste settimane attraverso i video del coltellino svizzero e stanno tra l'altro ottenendo i primi veri risultati, semplici ma efficaci risultati in aula. Voglio fare i complimenti davvero, anche perché tra l'altro mi state riempiendo di conferme, di messaggi di conferma che vanno a rinforzare la mia convinzione, ferma convinzione che a volte basta davvero fare poco per ottenere grandi risultati in classe. E mi stanno mandando messaggi su Facebook, commenti sul sito, email. Davvero sono contentissimo e quindi davvero vi ringrazio per la partecipazione che state avendo. Mi fa piacere tra l'altro che molti stiano condividendo questi video con i propri colleghi, coinvolgendoli e riuscendo in qualche modo a rendere sempre più grande il numero di insegnanti che segue il metodo metadidattico, che quantomeno lo conosce. Devo dirvi anche che so che c'è qualcuno che non sta proprio mettendo in pratica tutte le strategie che sto proponendo in queste settimane. C'è qualcuno che non lo fa perché magari, come dire, si sente a disagio a fare qualcosa di singolare, di particolare in classe, ad esempio lasciare la mano alzata, tenere la mano alzata all'inizio dell'ora per richiamare l'attenzione della classe, oppure si sente un po' matto a fare cose un po' particolari, un po' inusuali in classe, mi rendo conto che è così. E poi magari c'è qualcuno che non sente davvero, come dire, coerente con il proprio stile di insegnamento e le strategie che propongo, o qualcun altro che magari, dice di essere già impegnato ad applicare qualche altra strategia e quindi di non voler mischiare quello che sta già facendo in classe. Insomma, c'è qualcuno che lo fa e qualcuno che non lo fa. Tra chi non mette in atto, non mette in pratica, non mette alla prova, non si sperimenta con le strategie che sto proponendo, vorrei chiedere a queste persone che non le stanno mettendo in atto di soffermarsi qualche secondo su una distinzione importante, credo, da fare, cioè la distinzione tra preferenze e resistenze. La cosa importante è distinguere se il non fare qualcosa, ad esempio in questo caso mettere in atto e mettere alla prova la strategia che mi propone Alberto, sia frutto di una scelta e quindi di una sincera preferenza a non mettere in atto una determinata strategia, oppure frutto di una resistenza e quindi non di una scelta, ma di qualcosa di inevitabile. Ora, se io so di poter mettere in atto una determinata strategia, di sentirmi tranquillo nel metterla in atto, ma scelgo di non farla, allora ti invito davvero a continuare a non scegliere perché già sai come funziona e come tu funzioni di fronte a una certa strategia, ma scegli di mettere in atto qualcos'altro. Ottimo. Nel caso in cui invece la tua scelta di non mettere in atto una certa strategia, che in realtà abbiamo visto che non è proprio una scelta, effettivamente, ma è soltanto frutto di una resistenza, quindi di un disagio che provi nel mettere in atto una determinata strategia, allora ti chiedo di soffermartici un po' di più. Perché probabilmente se superi quell'iniziale disagio, se esci un attimo da quella che spesso viene chiamata zona o area di comfort, quindi quell'area che racchiude tutte le cose che già sappiamo fare, quelle esperienze che per noi sono familiari, ecco che se esci un pochino fuori da quell'area, se ti metti in gioco, ti sperimenti con qualcosa di nuovo, sono certo e sono qui a darti, come dire, la mia parola che dei frutti importanti li otterrai. Sono straconvinto. Quindi, la distinzione importante nel caso in cui tu non abbia ancora messo in atto questa strategia è distinguere tra preferenze e resistenze. Se preferisci davvero, quindi sei in grado, ma scegli di non mettere in atto una strategia, ottimo, continua così perché va bene, perché è frutto di una scelta, la tua. Nel caso in cui invece vivessi una resistenza a metterti in gioco in maniera diversa, allora ti chiedo di soffermartici un po' di più, di trovare il tuo modo di sperimentarti in, come dire, in un modo nuovo. Ok? Quindi, rinnovo i complimenti a chi ha già ottenuto i primi risultati. Ti dico e ti preannuncio che nei prossimi giorni pubblicherò anche un articolo scritto da mio collega che traccia bene la distanza e la distinzione, la differenza tra preferenze e resistenze. Lo condividerò con te perché mi fa piacere, perché è scritto davvero bene. Ti rinnovo i saluti, i miei saluti, il mio augurio di buon lavoro in classe e ti do appuntamento a tutti i prossimi video perché ce ne saranno tanti. Ti saluto e ti saluto con un bel sorriso. Ciao!